Ciao a tutti, Meldon. No, si scherza. Ovviamente c'è la webcam messa da culo. Qua ci continua a muoversi tutto. Allora, ciao a tutti. Faccia di merda. No, allora, grande Levi che spamma tutte le cose. Andiamo, ciao Levi, ciao Aranciata. Ciao Attacked. No, ma Telegram va, che è un canale Telegram per le notifiche. Il gruppo è per gli abbonati. Se ti abbonassi lo sapresti. La live parte sempre 10 minuti prima, comunque. Più o meno, 10, 5, giù di lì. Ciao Bijo, qui è la molla, ok. Ciao Spermafrost. Oggi abbiamo fatto un botto di DS. Sì, avevo un sacco di roba da fare. Domani penso meno perché devo riordinare tutti i vari cavi. Allora, signori, sono molto contento di cominciare questo Yakuza 0 insieme a voi, perché è molto bello, mi piace molto. Ne ho giocato un pezzo, poi non ho più avuto tempo, per cui è sia una scusa per me per giocarlo finalmente e anche per farlo vedere a voi. Yakuza! Ciao testicolon. Bene, io direi di non perdere altro tempo e di cominciare. Oh yeah! Oh yeah! Bipabile? No, mi dispiace. Però ieri sera top ride, veramente ride fighissimo. Mi sono divertito un botto. Però ho cancellato il VOD, io volevo freebootarlo tutto per mantenerlo, insomma, negli archivi. E invece no, ho cancellato il VOD, io non so. Ma li ha cancellati tutti, tra l'altro. Dai, allora, di cosa parla Yakuza? Della mafia giapponese. Ovviamente andiamo normale perché siamo dei pisellini. Ciao, guardalo lì. Non lo faccio VIP e scappa. Testa di cazzo, no. Si scherza, ovviamente ti voglio bene, Attacked. Però mi devo avvicinare un po' al monitor, se no non vedo un cazzo di nulla. Ha cancellato il VOD. Ah sì, il gioco è in inglese, cioè è giapponese, questo titolo in inglese, per cui vi tradurrò molto sommariamente. Vabbè, non c'è nulla di meglio del signor Buco. Anche se ieri sera si avvicinava abbastanza. Yamete! Allora non lo giocherò mai, ma infatti devi guardarlo da me. Impara l'inglese, sperma, cazzo. Siamo meglio di fega brausce. È fortissimo lui. Ha delle caratteristiche molto shonen comunque questo gioco. Come nasai? Sumimasen! Metti i sottotitoli in russo, esatto. Visto che sei contro l'inglese. Tra l'altro, eccolo qua, ciao caro. Tra l'altro, il doppiatore del protagonista ha una voce molto simile a quella di Jotaro. Gli sta dicendo: sei un coglione, devi stare attento quando porti in giro i soldi perché te li inculo. Proprio così ha detto. Vado che domani la cazzo di lezione online. Addio. Addio attacca, io aspetto ancora il tuo abbonamento a rank 3. Alle 8. Lidl. Anch'io. È bellissimo. Non vedo l'ora che lo veda anche Lidl. No, un po'. Non dico che è non ho detto che è la voce di Jotaro. Che un po' è cupa, bassa. Un po' così. Dio! Dai, te ne puoi andare! Ci abbiamo i soldi, bisogna andare a fare. A ubriacarci. È vero, hai ragione. No, non sei abbonato, vedi, non puoi fare queste cose. Via il cazzo. Mi hai fatto male, ma che cazzo fai? Un doppiaggio molto. Ciotto mate, kudasai. Boh, ma questo è cattivo.
Si vede proprio. Bastardo. Abbonati. Cioè, non puoi andare via dopo mi hai spinto. Cosa? Perché non ti giri? Dai. Ti devi scusare. Sarà tutto così il mio doppiaggio. No, non devi farlo perché questo qui è un tizio, è un duro. Guardalo, c'ha la faccia sporca di ketchup. Ah, scusa, non sapevo ti piacesse così tanto il ketchup. Mi dispiace. No, tranquillo, vado via. Via al cazzo. Scusa. Stavo citando la scena del Vangelo terzo secondo Araki. Aspetta, dove? Magatte cure no. Esatto. Ma è Bigio 46 però. È tutto il nickname. Ehi! Hey! Com'è andata? Do. Fin qua è facile. Fatto. Sono un po'. Cioè, non ho provato la bustina perché mi faceva cagare. No, non ti preoccupare, soldi sono soldi. Vanno bene anche senza la bustina. Voi ragazzi di Dojima lavorate veloci, fate la vita facile. Ecco la tua percentuale. Adesso me ne vado fuori dal cazzo. Ora ti voglio fare il traduttore di giochi. Ok, grazie. Ta, prendi anche il bonus che ci sta, si è fatto un bel lavoro. No, non mi serve mica. Dai, piglialo e non rompere le palle, dai, su. Li voglio tutti così, ok. Dai, mi hai fatto un favore, dai, te ne faccio uno anch'io, fidati. No, ma veramente, senti, dai, pigliali e non rompermi le palle, su. Dai, se sei uno Yakuza li pigli, se sei un vero uomo li pigli. Dai, è un regalino, dai, non puoi rifiutare un regalino. Dai, priglieli. Vabbè, grazie. E fuma in macchina. Non fare mai l'errore di prestare i soldi a un deficiente. Insomma, sono tanti soldi, se non li prendiamo mandiamo un cattivo messaggio, no? Wow, quella renna! Arrivato l'aumento. Oh, io l'ho abbassato, eppure è sempre altissimo, non so come mai. Boh, è figata. Anche a me ho avuto uno stipendio più alto sto mese. Fai mettere VIP e convinco Chiara a farti VIP da lei. Ma non gliene frega un cazzo, penso. Sì, vabbè. Presta i soldi in questa città abbastanza e imparerai un po' di cose. Il mondo in questi giorni non sa quanto valgono i soldi. Non avrai buono roletto. Insomma, devi sapere come muoverti nella strada. C'ho ragione? Non saprei. Abbiamo finito? Oh, ma perché non lavori un po' per me, figliuolo? Uno con le tue abilità potrebbe farmi comodo in questo ambiente molto redditizio. Ogni pasto sarebbe una festa, ogni notte un'orgia. E questo è solo l'inizio. I soldi fanno girare il mondo. Possono anche comprare la felicità se li spendi bene. I soldi sono una buona scorciatoia. Vieni a lavorare per me e arriverai nei posti più veloci. 3 anni fa ti avrei anche ascoltato, ma adesso, una volta che sei uno Yakuza, non si può tornare indietro. E così questa è la tua risposta. Chissà se anche fare lo Yakuza può portarmi a una vita felice e piena. Ah, cazzo ne so. Non sono mai stato uno Yakuza, per cui non te lo so dire, mi dispiace. Beh, dai, ci vediamo, ciao. Fammi sapere se cambi idea. Ciao. Niente proprio così. Ciao. Ma sto cazzo di ketchup. Ah, c'è la sigla, attenzione. Ma come fa ad essere mod da me? Perché... Bannabile?
Sono incorruttibile. No, ma dovete essere sub per queste cose, ragazzi. I seni. No, attacca, devi sapere che il mod da me è in vendita. Che tamarri che sono, cazzo. Mi sta incazzato per il suo ketchup. Oh, ti muovi? Dai! Ma che hanno ambientato? Il ketchup in bustina? Sì, gli è proprio esploso la bustina in faccia. Sicuramente è quello. Finito il gioco, ragazzi. Grazie mille di essere stati qua in questa live molto bella. Ah no. Capitolo 1. Uniti da un giuramento. Se ne è accorto ora, sì. Non vedo l'ora di arrivare al primo karaoke, cazzo. Questo è dove devo incontrarmi con Nishiki. Guess I beat him. Ah, aspetta, sembra che sia arrivato prima. Set, questo è il codice per... Che fai? Sto aspettando per te che ti fai vedere. A sto punto vado a farmi un giro. Trova Nishikiyama. Oh. Oh. Ah no, non posso ancora picchiare la gente. Allora, macchinette. Allora, Yakuza è molto bello. Yakuza, molto bello. Perché c'è proprio una riproduzione molto fedele di Tokyo. Macchinette ovunque. Poi di anni fa, comunque, parliamo di anni fa. Macchinette ovunque. Poi qua siamo nel quartiere un po' più notturno, diciamo. Quindi ci sono le fighe che vanno in giro con le gambe scoperte. Dai, dacci i soldi. Ti ho detto che devi darci i soldi, no? No, ma per favore, devo comprarmi le action figure. Smettila di dir cazzate, nerd. Dammi il tuo portafogli. Non è proprio come GTA. Cioè, non è che puoi andare in giro a fare il cazzo che vuoi. Ah, guardali, questi qua fanno i gradassi. Dovrei dargli una mano. Così iniziamo il tutorial. Lidl, anch'io. Cosa vuoi? Mi deve dare i soldi. Aspetta, ma sei sicuro che non sia una Yakuza? No, vabbè, anche se lo fosse, chi se ne fotte? Cioè, la nostra età è un coglione. Oh, andatemene via dal cazzo. Siete nuovi in città. Quindi, anche se lo fossimo, che cazzo vuoi? La mia famiglia controlla questo luogo di Kamurocho. Se foste persone che girano spesso, vi riconoscerei. Scusati. Oh, che Yakuza di merda sei. Vaffanculo, non venire qua da un cecci coglioni. Adesso ti picchiamo. Street hooligans. Ok. Adesso questo è un tutorial, ovviamente. I rumori del flipper. Oh, oh, oh. Che giustamente in Giappone sono tutti maestri di arti marziali. Allora, ok, col triangolo si fa la combo più forte. Anch'io. Oh, adesso non cominciamo. Eccola qua. Ciao Lidl. Pugni di fuoco! Sì, poi hanno questo effetto molto superpoteri, ma in realtà non ce li hanno. Cioè, è proprio a caso. Rappresenta lo stile di combattimento. Ci sono diversi stili di combattimento e ogni colore c'ha il suo stile del cazzo. Ah, prendiamo il tipo e lo picchiamo. Oh, oh, oh. Sto già facendo fare il culo. Bocca di... Gli ho dato un pugno addirittura nelle palle comunque.
Quello è caduto. Ma ha sboccato! Quel tizio lì ha sboccato! Se è caduto per terra ha sboccato perché è ubriaco probabilmente. Ok. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, ho detto. Vieni qua. Boia. Che botte incredibili. Sì, ma devi imparare l'inglese prima di comprare il gioco. Ok. Tra l'altro c'era un altro stile che mi piaceva molto di più. Ma non muoiono mai. Ah, perché devo fare le cose tre volte. Ok, perché è il tutorial, giusto. Ok, ecco perché. Giustamente, sono stupido. Boia. Allora, il tuo allenamento è completato. Adesso posso ammazzarlo. Boia. Che botta. Vieni qua. Vieni qua. Guarda. Ah, per schivare si faceva con la X, ok. Poi gli partono via i soldi. Vieni qua. Morti? No. Ah, ma sono ancora vivi? Ah no, sono spariti, ok. Madonna. Madonna, madonna. Toccati. Che botte. Ma sei Lucifer? Ci somiglia un po' effettivamente. Ciao alien. Sono giapponese. Molto alla Tekken, sì. Oh, mi stai facendo aspettare, sono venuto a cercarti. Guarda, io ho fatto la stessa cosa. Ishiki. Questo è il BFF. Lo dovrei dire io, cazzo, ero in ritardo. Sono venuto a picchiare sta gente per passare il tempo. Ah, sempre a picchiare la gente. Vai a farti un massaggio, insomma, fa bene alla salute. Non me ne frega un cazzo. Uè, sfacim, sto bimbo in merda, non ci vuole dal pizzo. Che cazzo vuoi, tu fighi in merda, sto volendo a nulla, darci wiz. Dai, insomma, smetti di picchiare la gente. Comunque, tranquillo, andiamo a prenderci da bere. Ci siamo nottata stanotte, ci diverte. Vabbè, io sono contentissimo. Scusa. Se lo picchiamo. Volevo dire... Ok, grazie. Non vuole far brutte figure con l'amico. Yakuza 0 è napoletano, farebbe ridere. Oh, finalmente sembri un po' uno Yakuza, dai, insomma, ti vesti bene, perlomeno. Non bene come me, però, insomma, dai. Sì, comunque oggi ho lavorato. Ah, bene, bene. Oggi almeno sto tizio qua smette di rompere le palle. Ah, non lo so. Speriamo. Beh, però sapeva che l'unica cosa che so fare è picchiare, per cui insomma tu sai ballare e basta. Vabbè. Cioè, vedi in che tempi viviamo, bisogna ballare per, insomma, divertirsi, non picchiare. Quando arriva il pagamento del nuovo anno, Kazama uscirà da... Ah no, quando arriva il nuovo anno, Kazama uscirà di prigione. Proviamo a fare le robe. E se iniziassimo a cambiare tutti quei vestiti di merda che indossi? No, ma i miei vestiti sono bellissimi. Molto easy. Drangheta zero. Dai, pigliati un vestito di quelli costosi, insomma, sarà tutto diverso. No, non mi frega niente della moda. Comunque Kazama non si metteva i vestiti così. Lui è capitano della famiglia. Numero 2 dell'operazione Dojima. Insomma, poi cioè, quando arrivi a quel livello puoi metterti quello che ti pare. お前が最近車買ったのもその家のためか。
このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。Vabbè, l'accendino è suo, gli l'ha fregato. Ok. Omae mo honto wa wakatten daro? Hito wa kuruma no emblem to kite iru fuku no brand. Vabbè, comunque stanno facendo tutto un discorso su sul fatto che siccome gli Yakuza sono riconosciuti da tutti, devono vestirsi così perché sennò è una questione di immagine, eccetera eccetera eccetera. Però boh, da, al nostro Kiryu non gliene frega nulla. この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。ち、分かったもういい。わべ。それより飲みに行くんじゃない。Giustamente gli fa、andiamo a bere o continuiamo per le palle? そうだったな。はい、dai、andiamo、andiamo。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。Aspettate un attimo。Fatemi controllare una roba。Ok。Uè, uè, uè。Bon, adesso si va。Ah, posso seguire direttamente così。Chissà se era adesso la fine del karaoke。Anch'io。Anch'io。Ah, lei è una prostituta, lei sta dicendo dai andiamo in un hotel, dai, insomma, ci penso io, ti faccio un bel massaggio. Discorsi sui soldi. Ah, comunque Lidl ho chiamato, cioè ho guardato lì su Lidl, sul sito dell'S Lunga, mi sono registrato. Però il problema lì è che... devi prenotarti il giorno che ti portano la spesa e è tipo già tutto pieno. Cioè la prima consegna sarebbe il 25 di marzo. Ciao. Ma in più tanti giorni non fanno consegne per qualche motivo, forse per in questo periodo magari. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Ah, stasera ci offre lui da bere. Ma si può andare più veloci? Sì, ma devo sapere la strada. Ok. Scusa. Comunque. Oh, oh. Ah, c'è un'altra lotta. C'è un'altra lotta. Ok. Vabbè, ah, comunque mi sono ridotto il cazzo di tradurre tutti i discorsi, per cui farò un riassunto ogni tanto. Qua ci sono due ubriachi che combattono e fanno, oh dai, va, fatti i cazzi tuoi. Vabbè, si dicono su. Mi ha detto mia mamma che una sua collega Capitan Negrano hanno fermato a Bussolengo perché doveva fare spesa da Martinello. Boia. E le hanno detto che poteva andare o... Tanto solo spermino non sa l'inglese. Sì, tra l'altro. Poi non è che è difficile. Adesso ti dico si picchiano, sono ubriachi. Si dicono su. Molto bene. E lui fa, no vabbè, di sistema io non mi preoccupa. Detto di tornare dietro perché ne grazie al famiglia. Giustamente anche. Era come dicevo io, quindi. Oh, che palle, ma devi sempre picchiare la gente. Sì, scusa. Cioè, è bello come si alleino contro di me, comunque. Sì, stanne fuori, maledetto. E la graziata. Beh, ma cioè, effettivamente ci può essere il dubbio. Ok, vabbè, quando arrivi a tre cose ti va il super potere, incredibile. Diventi super forte, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, ah, e quindi si fa il super colpo, ok. Sempre tutorial sta roba qua. Ma boia. Quanto sangue. Allora, ok. Va bene. Sono macchinosi sti combattimenti. Ma in realtà ni. Nel senso che sì, è un po' di comandi da usare, però quando smettono i tutorial tranqui ci sta. Poi puoi prendere gli oggetti e lanciarli. Lei è contentissima, ciao. Ok. Boia. Che cattiveria, ragazzi. Ma sono mafiosi giapponesi. E comunque, se scrivi che stai andando ad assistere un ammalato, chiama il medico di base per sapere se è vero o addirittura all'ospedale. Ok. Beh, ma l'ospedale che cazzo ne sa se io sono a casa in malattia, lo so il mio medico di base. In sto gioco Mini Evrast avrei anche delle armi in teoria. Nice. Grazie per il jingle, è molto bello e divertente. Oh, bene, grazie, grazie Pacleto. Sono contento. Cioè, se tu venissi da me e ti fermassero, tu gli dici, sto andando al mio amico malato, chiamano il mio medico di base, dicono, sì, sì, è a caso di malattia. Per cui... Vabbè, deve essere tutto tocco delicato, lo prende per il culo. Ah, sì, siamo diventati sobri all'improvviso. Dai, andate a casa. Ok, scusa. Ah, dai, stai bene. Sì, amico mio, sto bene. Sono ritornati normali all'improvviso, a suon di pugni. Sto gioco mi fa ma come? Ma aspetta un attimo, non è ancora iniziato il gioco. Devi dire al tuo medico che io gli dai sto venendo ad assistere le tue ferite. Boia, che palle. Cioè, non è che tutti possono continuare a chiamare tutti. Cioè, boh. Oh, ti muovo. Porca di. L'ho ucciso. Ehi. Ah, lui è un tizio che ci insegnerà a combattere meglio. È Speedwagon lui. È palesemente Speedwagon. Speedwagon. Sì, scusa, ok. No, vabbè, che sei un po' una sega. Dai, ti insegno a combattere, va bene? So diversi stili di combattimento. Mi stai chiamando ragazzino? No, sei un po' sì. Ok. No, vabbè, non tranqui. Devo andare a bere, scusami. Dai, per favore, fammi ti do un consiglio. Dai, devo andare a bere. Dai, aspetta un attimo, amico. Ti insegno a combattere. Senti, non me ne frega nulla. Dai, vuoi i miei soldi, allora? Grazie di averlo chiesto, ecco una lezione. Poi abbiamo la cosa delle abilità. È un mix tra un free roaming, RPG, cazzi e mazzi, culi. Vuoi fare tutta la serie o solo questo? No, al momento solo questo. Vabbè, è una traduzione molto approssimativa. Praticamente ci ha spiegato che ci sono le abilità da sbloccare. Noi possiamo sbloccarle. Qua abbiamo lo spirito della Fenice. E costa soldi, tra l'altro, sbloccare le cose. Molto bello. Cioè, vedrete, non è solo combattimenti e storia, c'è di tutto in questo gioco. E cos'è questo? Un calcio volante. Beh, lo voglio. Costa un sacco, però. Ah, qua salute massima, calcio volante. Sì, no, ce ne saranno tantissimi di JoJo's Reference, ragazzi. Vedrai. Vedrete. Ma anche solo... Anche solo... Ah, andiamo a bere, ok, andiamo, ciao. Anche solo nei modi di fare. Tesoro sono a casa, ok. Boh, che tipo stanno, andiamo. Cioè, lo sto ammazzando. Oh, sta attento, cazzo. Ok. Comunque, è veramente così il quartiere. Kabukicho. Questa è una parodia del quartiere Kabukicho, quartiere a luci rosse di Tokyo. Ti muovi! L'inizio purtroppo è molto lento in questo gioco, se ti deve spiegare tutte le cose, eccetera, eccetera, eccetera.
Poi quando sei per i cazzi tuoi cominci a fare le robe, vai tranquillo, vai libero, insomma. Lui mi sbocca, è contento. Giustamente. Non mi piace. Passata neanche un'ora di gioco, però va bene. Tuo amico lo devi doppiare come l'idea, ma non li doppio, mi rompo il cazzo. そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。Ma stanno parlando dei tizi che vengono qua, si ubriacano, cercano le fighe e poi rimangono a piedi. E lui c'ha le idol, che poi non sono idol, sono zoccolettine. Visto qua che cosa? Bella la vita da quarantena, ciao Andrea. Eh sì. Cosa? Recupero domani mattina in live. Questo gioco mi piace assai. Adesso mi faccio una partitina cold per live. Ciao, ciao caro. Vero? Carine, carine, ci stanno. Vabbè, lui c'ha queste due, diciamo, le hostess che in realtà non sono proprio prostitute. Sono in Giappone. Sono queste. Ci sono questi host club dove ci sono le hostess o gli host. Quindi sono belle ragazze o bei ragazzi, a seconda che tu sia maschio, femmina, gay o etero, che in questi locali ti fanno le moine, ti fanno sentire più apprezzato, si strusciano un po', ti fanno ordinare da bere, ti toccano il pacco, però non sono propriamente prostitute, non ci arriva mai al punto. Vanno molto queste cose, spillano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Non sono propriamente bottane. Poi lui in realtà adesso spiega che le usa come informatrici, diciamo. Kiryu non capisce un cazzo perché lui me ne basta. Top bottane. Sì, è che appunto non sono propriamente bottane, sono tipo finte bottane. E gli fa, se tu arrivi, quelle con cui andava a Jiraiya, tipo, esatto. E sta spiegando che se lui si presenta con le fighe dai boss mafiosi, i boss mafiosi sono contenti. Invece sti presenti lì qua a muso duro, vestito come uno stronzo, insomma, bottane, ok. Comunque siamo arrivati al posto che dove dobbiamo andare a bere, perfetto. Oh, sì, c'è il karaoke qua. Comunque, com'è l'audio di gioco, ragazzi? Se dite lo alzo. Vieni qui spesso? No. È la seconda volta. È una bottiglia personale. Se praticamente si è fatto fare la bottiglia personale, gli ha dato un po' di soldi in più perché sembra più figo che bere una birra. Alzalo un po'. Alzalo un pelino. Vabbè, gli fa, se ci tieni proprio tanto la tua immagine, gli fa, sì, dovresti essere un po' più come me, tra discussioni stupide. Ok. Però sì, lui non è il tipo da fare queste robe qua. Perché lui è entrato nella vita da Yakuza seguendo. Praticamente il loro capo è un tizio che li ha presi quando erano orfani, sotto la sua ala protettrice. E sta dicendo, gli darebbe la vita per lui. Praticamente sto traducendo solo per Permafrost, probabilmente. Magari stai bene così come sei. Lei. Il barista sta guardando nel vuoto, sì. Ricorda che non sei un ragazzo di Kazama, sei nella famiglia Dojima. Ho detto che sto traducendo solo per te, praticamente. Praticamente stanno dicendo che si stanno chiedendo perché questo Kazama, che è quello che li ha presi da orfani, non li abbia presi nella sua famiglia, ma li abbia messi nell'altra famiglia che, boh, vabbè. Non importa, aveva le sue ragioni. Ah, beh, c'hai ragione. Io un po' lo capisco, ma non lo studio. Male.
Vabbè, dai, abbiamo parlato abbastanza di cose serie. Andiamo a fare il karaoke. Va bene, ci sta. Sei arrivato al momento giusto, Lidele. Adesso si fa il karaoke. Praticamente il minigioco è un gioco ritmico, devi premere i pulsanti alla Guitar Hero. E qua ti spiega. Ci sono due canzoni, questa è quella che ho messo anche nell'intro. A me fanno impazzire i karaoke. Poi capirete perché. No, ho sbagliato, cazzo. Sì, è totalmente a caso, è bellissimo. Ma guarda, guarda cosa succede. No, dovevo tenere premuto, cazzo. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Cazzo. C'hai capito? Poi a seconda della canzone ovviamente cambia il video. Ho sbagliato. Breaking the world. In Giappone karaoke va troppo prima, ma magari ci fosse anche qua. È fantastico, ragazzi. Cioè, io quando ho visto questa cosa ho detto: no, ok, è il miglior gioco del mondo. Vediamo se mi fa fare anche l'altra canzone. Ok, l'altra canzone è molto triste invece, molto raccolta. Mi sa di no. Ci sarà modo di farla. No, il karaoke della Sorrentina, mi dispiace, ma. No, dai, la prossima volta sì. Shiranakattase. Ma da gli dice: non sapevo che prendessi il karaoke così seriamente. sì, lo sta prendendo per il culo, fondamentalmente. Ah, ma fai pratica a casa? Ah, hai rotto le palle. Fai pratica a casa? Sorrentino. Più bella la mia risata. Andiamo a mangiare. Ma c'è fame, lui invece è ancora pieno. Fammo andare a mangiare. Perfetto, grande sperma. Va bene, va bene, va bene. Scusa. Ti consiglio di vederti Hunters su Amazon Prime. Sì, figo. Lo guarderò. No, ma io volevo fare l'altra canzone. Ho visto qualche trailer. Oh, ma se te sei ubriaco. Dai, muoviti però. È qua. È questo il posto. No, mi sa di no. Me lo guarderò quando riesco. Mi sto facendo il rewatch di Jojo io. Muoviti però, vecchio, dai, dai. Ecco, sta prima parte del gioco l'ho odiata anch'io perché devi per forza seguire sto minchione. Adesso lo sta prendendo ancora per il culo, solo per il karaoke. Quindi ecco, insomma. Però poi quando si anda soli si va in giro tranquillamente, diciamo il cazzo che vogliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, era... No, questo era per PS3, credo, un remaster, credo. Io ho visto The End of the Fucking World la prima stagione, devo vedere la seconda.
Il primo Yakuza era per PS2. Questo è lo Zero, che è un prequel fatto qualche anno fa. Sì, sì, è carino. The End of the Fucking World. Dai, mangia, devi mangiare, perché sennò diventi grande. Ma non ho fame! Ne hai preso un enorme, cazzo. Boia, sono gigante. Poi è ambientato, credo, negli anni 90. Vabbè, hanno trovato un tizio picchiatissimo, morto. Morto di botte. È della Sega, sì. The End of the fucking party, ma come? PS Plus e Sony gratis. Mi hanno detto che non è bellissimo, però. Poi io non ho PS Plus, quindi... Praticamente quello è il tizio morto, è quello che aveva picchiato lui a inizio gioco, diciamo. Non l'ho picchiato fino a morire, quindi non sono stato io. Com'è quella serie lì? Ne ho sentito parlare. Ciao Zebesian. Zebesian. Mi fa, che cazzo fai? Lui pensa che l'abbia ammazzato di botte, visto che l'hanno trovato morto, pestato. La Vane si è unita a Discord, sul serio? La mia storia con la mazurka l'ha colpita, si vede. Fantastico. E l'hanno contattato i capi lì della Yakuza per dirgli: oh, ma che cazzo fai? Merluzzo figon. Sì, sperma floss. Praticamente gli sta dicendo che ha fatto un po' un casino e potrebbe infierire sul loro paparino Kazama. Ah, ok, Levi. Ma è tratto una storia vera? ドージマ組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、親さんが札にパクられたのも、その3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれ。親さんの仕切ってた賭場。なんその、オッケー。周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。で、それが誰かって言や。 Praticamente stanno parlando del fatto che forse uno dei pezzi grossi della loro famiglia ha venduto il loro benefattore, diciamo. Ah, è tipo un documentario fake. Ok. Vabbè, lui va a casa e quell'altro cercherà informazioni. Comunque, ecco, sembra che ci sia questo tizio che fa un po' lo stronzetto nella famiglia. Adesso bisogna vedere come va avanti la storia.
Bene, adesso credo che saremo un po' più liberi di muoverci, credo, non ne sono sicuro. Devo chiamare il quartiere generale. Dovrebbe esserci una cabina. Vai, mamma mia. Cioè, sono veramente così gli ambienti di Tokyo. A me piacciono tantissimo. Piace tantissimo questo stile qua. Che magari questo è molto più anni 90, però. Chiamiamo. A me no, scus. Scus. Pronto? Che cazzo fa quello lì? Sono Kiryu, Ah, qualcuno mi ha contattato. Sì, ciao. Il tenente Kuzi, vabbè. Ti sono i pezzi grossi della sua famiglia della Yakuza che lo stanno aspettando. Devo smettere di dire praticamente, ragazzi. L'inglese è muda, muda, muda. Ma io non sto dicendo, non ho parlato di inglese in questo momento. Ah! Vabbè, si piglia il taxi. Adesso gli faranno il cazziatone perché. Irashaimase! Dov'è il taxi? Ah, devo andare di là. Ok. E si va. Che figata. Che bello. Cosa, cosa, cosa? Cos'era sto rumore? Ah! A caso. Cioè, allora, gli scontri, cioè, a caso così, non so, cioè, io, a me non è mai beccato, non è successo di vederne. Vabbè, ovviamente non così coreografati, tra l'altro. Ah. Boom! Dammi i tuoi soldi, cazzo! Lui si è rialzato. Oia! Ho mandato KO il tizio lanciando gli altro contro. Non male. Salve signora, come andiamo? Wow. Magari salviamo il gioco prima che si spenga di nuovo l'Xbox. Ti hanno distrutto, ma non è vero, li ho distrutti. Sì, ma non stancarti, scusa. Non mi ricordavo più che c'era la stamina. Canta che ti pazza. Allora, andiamo, per forza. Andiamo al quartier generale della famiglia Dojima. Dojima. Dojima Family. Ah! Non so se è noioso sto inizio. Oh, ma devi stare calmo però. Sei peggio di sperma, frost. ma adesso inizia il casino. クゼの兄貴、こんな昼間から
Sì, 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 no, appena sono libero vado a cantare l'altra canzone. やっぱりてめえがこれはゴルフどころじゃなくなっちまったねえクズの兄貴。 お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。 Ah, quindi lo strozzino ci ha venduto. Togo Credit の社長で。 Non stai traducendo un cazzo, sì, perché mi sono rotto i coglioni. Sta facendo il cazziatone perché c'è stato il tipo morto. Wow, quella renna va! Porca troia. Cinchia, non è che è dojo sorze. Ma non è votato, devo dire. 理由がどうあれ、肩をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが、ちょっと待ってください。俺は。ひだめですにゃり。安心しろ。肩切ったって相手も借金まみれのクズで。臭い飯一日に食えば事は収まる。Okay, stanno dicendo che deve andare in prigione. Perché ha ammazzato il tizio. Cioè, tranquillo, insomma, il tizio era comunque uno stronzo, per cui 7-8 anni e sei fuori. Hai fatto un casino. 7-8 anni, sì, ma chi se ne frega. Considerato che in Giappone c'è la pena di morte, ci sta. Perché gli sta chiedendo perché l'ha ammazzato proprio lì, in quel punto. Perché a quanto pare quel punto è un punto strategico per le operazioni della famiglia. Non è che c'hai, l'hai fatto perché insomma con Kazama c'hai qualche impiccio. Mi sono incazzato che non gli risponde. Esatto, Levi, esatto. Ma risponde e non rompere il cazzo. Praticamente l'hanno ammazzato a pistolate. Niente, l'hanno trovato picchiato, ma quello che l'ha ammazzato è stato un proiettile. Quindi lui fa: ok, allora non sono stato io, cazzo. Dove hai trovato la pistola? Allora non sono stato io. Se questo è vero, vuol dire che ti hanno incastrato. Stai dicendo questo? Sì. L'accusato dice così, noi cosa diciamo? E non gli credono, ovviamente non gli credono. Nessuno si impegnerebbe per incastrare nessuno come te. E perché hai scelto quel posto? Perché lo strozzino mi ha detto di andare lì. Che già catamarra che è quello lì. Dove era Kanekashi kara hanashi kiku sissou ga aru sou da na. To wa ie uchi no kumi ga ano koroshi ni kankei shite ita tsu no wa jijitsu da. Shikamo basho ga basho da. Kono mama je acchi no shigoto ni shishou ga dechimu. Questo fatto avrà ripercussioni su un altro progetto. Lui è preoccupato. Dou suru yo kuzenai. Cosa ne pensi? 答えは
C'è solo una possibile risposta. La tipo condoglianze. Nell'88, ok, grazie. Sta spiegando che il posto dove hanno trovato il corpo è un posto molto complicato, si chiama il Lotto Vuoto. E un ragazzo di Basilea anche come te sicuramente non lo sa. Praticamente il boss di questa famiglia vuole il Lotto Vuoto ad ogni costo. Gli fa giustamente un Lotto Vuoto. Praticamente il loro capo vuole quel lotto perché in quella zona di Tokyo non si riesce ad aprire un cazzo di locale perché è tutto pieno. E pare che sia molto conteso quel lotto lì. Non credo, spero. Ma adesso che è una scena del crimine, ci rende difficile comprarlo perché c'è molta attenzione su quel posto lì. Capisci qual è il problema? Gli chiede: ma cosa ha a che fare con Kazama? C'è un'altra cosa riguardo quel lotto: chiunque lo riesca a consegnare al boss vince un premio incredibile. Il posto di Kazama, adesso che se n'è andato, il prossimo capitano della famiglia Dojima, il prossimo boss. Sto leggendo una recensione dei dati positivi sulle campagne lunghe e molte quest secondarie. Non capisco dove trovi i pro queste cose, ma ok. Che cazzo di giochi tu? Ma sai se te chi Kazama no kashira to tsunagatteru omae ga orera no jama suru tame ni yatta no ka to omotteta ga sono kao iro ja nan ni mo shirimasen deshita tte kanji da na. Chotto matte kudasai. Oyasan wa dou naru no? E quindi giustamente sta capendo che i tre minchioni qua stanno competendo per il posto di Kazama. E questo buon Kazama dove cazzo va? Omagini da. Gaki no koro kara sodatete kita kawaii gogun ga ryū wa dou are katagi wo buchi koroshimatta to atchi wa. Kichiri kejime tsukenai to na. Oyasan wa kankei nai. Sore de oremo koroshi wa yatte imasen. Ma sarà, da quello che leggevo io, è circa tra le 20 e le 40 ore da campagna. Yakuza no iibun kiku hodo renchū mo hima ja nei daro na. Poi dipenderà come giochi, chiaramente. Satsuni wa kyō jū ni jishi ro yo. Sore to, cioè, ci sta. Enko tsume toke ya. Omae mo gokudo nara kumichō ni aisatsu shi tokane. Sta dicendo di tagliarsi il mignolo, perché quando uno yakuza lascia la yakuza deve tagliarsi il mignolo come segno di pentimento, tipo in omaggio ai boss. Che bella la mafia, eh? Sì, lo so. Wow. Sorpresa. Spero che quelle 20 ore non passi. No, 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 fidati. Diventa molto più d'azione. Non è Kingdom Hearts. Oh no, è Speedwagon.
Speedwagon. Ah, sei il tizio ieri sera. Ah, ti cercavo per ore. Ma sei ubriaco? No, no, è che c'è questo tizio qua che vuole combattere. Ciao. In Kingdom Hearts non mi annoio, scusa. Vabbè, ma ragazzi, appena iniziato il gioco, ma per forza, ragazzi. Cioè, anche la prima ora di Kingdom Hearts, le prime due ore sono noiosine su quelle cazzo di isole del destino. Guarda, ho da fare, non c'ho voglia. Dai, per favore, ti do disegno delle cose, combattiamo. Lui ti insegna a combattere, non ti preoccupare. Guarda, ma io so già a combattere. No, dai. Eccoli qua. Ah, praticamente loro si sono fatti spostare 1.000.000 yen e ha detto che devono picchiarmi per averlo. Ok. Ah, lui si chiama Bruno, tra l'altro. Benissimo. Sta dicendo, ah, lo sta un po' provocando. Sta dicendo, no, ma non puoi batterlo. Così pensi di non poterlo battere. E adesso ci picchiamo. Ah, ti do i soldi, ma devi battere il mio amico. Ok. No. Lui non è troppo contento. Allora comincia lui. Uccidarati, esatto, è lui. Boia. Lui che fa il vecchio mi fa morire, sono bellissimo. Ma che scherzo. Figata! E ha imparato. Così ha imparato. Figata! Adesso so farlo anch'io. È tipo Anubis. Ah, sono stanco, devo mangiare. No. L'altro è lì che aspetta nel frattempo, così, tranquillo, c'è Bruno. Perché non gli ha fatto un cazzo, gli ha fatto vedere la tecnica, ma non gli ha fatto un cazzo perché è debole. Yeah. Ci fa combattere noi. Ciao Lidl. Sodana. Quindi altro tutorial sullo stile di lotta nuovo. Allora, per cambiare stile fai così. Adesso sono diventato rosa. Così. Cosa mi ha detto? Ah, ok. Oh. Non si può loccare, no? Mi fa troppo ridere la schivata. Vieni qua. Aia. Vabbè, abbiamo quasi tutta la vita ancora. Sono andato a guardare un pezzettino di Lady Tomb Raider. Ma come? Da chi soprattutto? C'è uno che sta preso male e ha chiesto anche delle opinioni. Uè. Della tecnica di gioco. Ma in italiano?
Bruna, ma la pena ti ha toccato. Ma chi cazzo sei? Sono Kirio della famiglia Dojima. E tu chi cazzo sei? Ah, sei un recluta. Scusi tanto, signore. Ah, sì, il tuo boss mi deve dei soldi. Ah, ho capito, ciao. Va bene, faccio pagare a Bruno la differenza. Ah, poverino. Ehi, dai, Bruno, devi darmi i soldi. Muoviti. Oh, ma che palle. Krirzb. In inglese. Guarda come corrono sti bastardi. Oh, dimmi un po'. Ma chi cazzo sei? Io, ma sono Bacchus. Sono venuto perché, insomma, c'avevo un criminale alle calcagna. Sì, ok, ma... Ok, ciao. Non erano le mosse di un dilettante. Come l'hai trovato quello? A real steal of deal. Ok, vabbè, praticamente è un barbone incredibile. È un artista del pugno. No, un punch out artist. Ok, vabbè, lui ci insegna a combattere, ci fa le cose. Tranqui. Si guadagna da vivere prendendo a pugni la gente. Ok, beh, bello. Andiamo nel parcheggio, va bene. Ciao, Kirio. Beh, per oggi sono a posto. Ciao. Sì, dai, ci vediamo la prossima volta. Ti insegno un'altra roba. Ti dico una cosa, se vivi nelle... Ah, se continui a far botte nelle strade, finirai con un coltello nelle costole. Non è un bel modo per andarsene via, devi fare il pugile. Tu sei pugile. Tipo Marcio Capatonda, no? Sei proprio un allenatore, però adesso non c'ho voglia. Dai, va bene, dai, stai lontano dai coltelli o i proiettili o quello che è. Stai cercando di chiamarmi, di cuffarmela? Dai, ci vediamo. Ciao. Non accetto le scuse. A quanto pare il presidente del Tocco Credit è in ufficio. Vado a vedere. Ok, andiamo a vedere. Di corsa. Peccato che non posso picchiare la gente, ma posso far cadere la roba a lui. No, non posso. Peccato. Cosa c'è qua? Ah, qua c'è l'hamburgeria. Andiamo all'hamburgeria. Si può? Small burger. Ti regalo un axolotl. Buongiorno, vorrei un crispy McBacon. Ok, prendiamo un King Smile Burger set. Ciao. Cos'è? Free smile, sorriso gratis. Ok. Molto bene. Non voglio niente mai più. Ah, si deve trovare un karaoke. Troviamo un karaoke. Che devo capire dove si trovano. Allora, vediamo. Dov'è la mappa? No, questa non è la mappa di sicuro. Dov'è la mappa? Eccolo qua. Allora, Smile Burger. No, questi sono tutti i ristoranti. Qua c'è qua c'è un karaoke. Qua c'è un negozio di video porno. Non sto scherzando. Qua c'è l'arcade. Qua c'è il mahjong. Qua c'è lo show. Dobbiamo andare per forza qua. Non si può mettere il segnalino? No, vabbè, dobbiamo andare verso il nostro obiettivo. C'è un tempietto. Cosa c'è qua? Ah, forse avevo qualche DLC, non mi ricordo. Vabbè, lo guarderemo. Quello è un pagliaccio. Allora, se noi evitiamo di andare là, forse riusciamo ad andare al karaoke. Al karaokabile? Vabbè. Non insultare le idee, l'esperma, forse. Allora, il karaoke dovrebbe essere qui. Che cazzo è?
Questo? Ma mi sa che è chiuso. Ah, forse perché apre la sera. Ah no, è di là. Vediamo. Perché sperma? Frost non capisce un cazzo. No, questo era quello di video erotici. Ah, forse dobbiamo passare da dietro. No. Dove si entra? Forse deve essere sera, ragazzi, però. Forse di giorno non è aperto. Perché era questo il posto. Sì, vedete, c'è anche l'insegna. Dobbiamo aspettare la sera, mi sa. Boh. E allora andiamo avanti con la storia, poi sarà sera prima o poi. Mi sa che non è la mia serata, perché? Ah, ci picchiano. Sembra che mi abbiate, mi stesse aspettando. Perché Spermafrost insulta a caso. Spermafrost insulta ancora e ti banno fino a fine live. Non insultare l'idea e chiedi scusa. Mi avete incastrato. Il presidente non ne frega niente di te, Kiryu. E vabbè, gli farò cambiare idea picchiandovi. Va bene. Tanto noi ci abbiamo i bastoni. Spermafrost, chiedi scusa di Dele subito. Oh. No, non mi schiva. Io le schivate, come al solito. Posso rubargli il bastone? Bacchera! Boh, non è fuori. Boia! Che combo incredibile! No, no, chiedi scusa all'idea, hai capito? Non ti devi permettere. Mai più! Mai più! Oh no, c'ha un cestino! Che calcione. Boia. Vieni qua. Ui. Bravo, bravo. Chiedi scusa. Ah, ma era tutto qua. La grande sicurezza di quest'uomo. Te perché sei triste, non ti abbiamo cagato di sesso. Jikkuri hanashi o kikasete mura. Hanashi? Nanno hanashi da? Imasara toboke datte jikan no muda da. Naze oru o hameta? Anta no mokuteki wa nan da? E stai dicendo di non fare il furbo. Va bene, ti dico tutto. Stai tranquillo però. E lui è quello con la pistola, capito? Non so niente. Non so se ti abbia incassato. Mi hanno detto di fare così. Ho fatto così. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Via Udine. Via Udine. Carlo. Via Udine. Ah, è stato Kuse. Nanno hanashi da? Ne, shacho. Cosa stiamo parlando, signor presidente? Apri, cara, ok. Cosa stai facendo, eh? Sono sicuro di averti detto di andare a costituirti, testa di cazzo. E invece sei venuto qua. Bocca di. Che pugno gli ha tirato? Ai miei tempi un pugno sarebbe stato bastato per distruggerti. Fa il figo. Wasted, esatto.
Signor Presidente, potremmo avere un po' di privacy? Te ne vai fuori dalle palle. Scusa. Vado, volo. Se c'è Bastard, direi di no. Dai, attaccate una cicca, dai, su. Attaccate una paia! Un mezzo. Ah, roba buona, eh? Una sigaretta normale. Cos'è sta roba? Omai to ichido hara watte hanashite to omotte ta kara yo. Devo parlare un po' con te. Parliamo. Omei to Nishikiyama. Tu Nishikiyama, siete orfani, giusto? Siete cresciuti nella Kazama no Kazama, all'orfanotrofio girasole. Non c'è vergogna nell'essere un orfano. È raro che uno yakuza venga da una famiglia normale. Comunque, Kazama è uno stronzo figlio di puttana. La madonna. Cosa vorresti dire? Si prende sti bimbetti, li si ritiene per la vita. Tu e tuo boy Nishikiyama siete come degli scudi umani per lui. Daresti la vita per lui, vero? Questo è lavaggio del cervello di merda. La madonna, l'ha detto lui. Tutti i permetter, no, detto, e quindi il punto quale sarebbe? Kiryu, voglio che tu faccia la spia per su Kazama per me. Io voglio una bestemmia, no, scusami. Ti ho detto del lotto vuoto, giusto? Io mi prendo il posto e io divento il prossimo capitano. Ma mi serve un pezzo di informazione ancora, una parte di informazione. Informazione? Sì, devi darmela, ce la Kazama. Dubito che sospetterebbe mai di te. Se riesci a farlo, garantirò il tuo futuro nella famiglia. Il clan Tojo ha 25.000 uomini. Wow. La famiglia Dojima è una delle maggiori, bla bla. Come bonus ti dirò chi ha ucciso quell'uomo. Ah, quindi mi hai incastrato tu. Dov'è che vi avevo chiesto la amicizia, che mi mandano su Discord. Dopo ti faccio vedere, perché dal telefono non lo so. Magari sì, magari no. Ma puoi stare sicuro che ti farà il tuo tempo in prigione se rifiuterai questa offerta. Vieni con me o vai giù con Kazama. La scelta è tua. Ma voglio la risposta adesso. Mi manca di Gigi, ma sono un po' tutti. Pensi di essere abbastanza intelligente da controllare il tavolo? Ma se tieni male i pezzi. Cosa? Non sei un cazzo di me. E non sai nulla di Kazama. Ciao. Bastardo vanitoso. Pensi di potermi fare tuo nemico? Sei davvero pronto per quello che succederà? Sono pronto, se non lo fossi non sarei nella Yakuza. Ok, scusa. Vediamo se è notte, si va a fare il karaoke. That's my beeper! Non è un numero che conosco. Che numero è? Non riconosco il numero. Potrebbe essere Nishi con un altro telefono. Ok, troviamo un payphone. Ok, è sera, troviamo karaoke. Cazzo. No, mi sa che non ce lo può fare finché non troviamo. Ma che palle. Oh. Ah, non ci fa andare proprio. Dobbiamo per forza continuare. Vabbè. Voglio giocare anch'io. A cosa?
Ciao Kiryu, sono Nishiyama. Sì, immaginavo che fosse che cercavi di chiamarmi. Dove sei? Sono l'ufficio della famiglia Kazama. Kazama-gumi. Ufficio di Kazama, cosa fai lì? Sto parlando con il Kashiwagi, blablabla. Pensavo fosse giusto. Pensavo potessi darci qualche consiglio. È il braccio destro di Kazama, dopo tutto. Ha senso. Quindi com'è andata la te? Hai lasciato l'ufficio di Dojima? Sì, è successo un casino. Casino? Casino? Ti dico quando ti vedo. Ok. Ciao. Sai del lotto vuoto? Scusi, mi hai detto tutto. Wow, quella renna va! Porca troia. Nulla passa del cazzo, ecco. Allora, vediamo se riusciamo ad andare a quel cazzo di karaoke. Forse sì. Allora, vediamo dov'è. Ok, sì, è giusto. Oh. Dai ragazzi, ci va il karaoke. Oh no, dei nemici. Vabbè, prima dobbiamo picchiare questi. Ma che io premo per schivare, non schiva. Ok. Bella. Cosa si intende con l'espressione letterale touché? Touché sarebbe il toccato quando a scherma, no? Quindi sarebbe, hai ragione. Perché non mi fa entrare? No, potevamo entrare anche prima, ma si deve andare là forse. Ma porca troia. Tu ci sarebbe. Mi hai toccato, quindi hai ragione. Stai scherzando, dobbiamo fare fin da prima quel giro lì. No, dove cazzo si deve andare? Non capisco. No, eravamo giusti allora. No. Via il cazzo. Oh no. Come si entra il karaoke, cazzo? Boia. Che botta! Come si entra? Io non capisco, veramente. Se te devo premere X e entrare, però non mi fa venire fuori Enter. Non mi fa entrare, mamma. Non mi fa entrare nel karaoke. No, dai. Perché non si può? Ma poi secondo me. Boh. Ma io voglio entrare. Perché negli altri negozi sì e qua no? E allora sapete cosa facciamo? Andiamo a noleggiare un porno. Mi sembra l'unica cosa da fare in questi casi. Cioè, oh che palle ancora loro. No, 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 non ci sono, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non esisto. Ah no, mi hanno trovato lo stesso. No, vediamo se in questo posto mi fa entrare oppure se proprio sono i locali da intrattenimento che non mi fanno entrare. Ah!
Come non sai? No, non mi fa entrare neanche qua. Ok. E allora è proprio l'intrattenimento che è bloccato finché non faccio, finisco la missione, mi sa. Che stress, però, uffi. Perché non c'è un porno con Amazon Prime per scaricare? Non credo che ci siano i porno su Amazon Prime. Comunque, vi farò una confessione, ragazzi. Una confessione molto importante. Cerchi bene, sì, non credo. E cioè, non mi ricordavo che Yakuza non era in italiano. Ma è solo in giapponese, sottotitolato in inglese. E personalmente, se mi fossi ricordato prima di questa cosa, non credo che l'avrei portato su Twitch. Perché mi rompo il cazzo a tradurre ad alta voce. Quindi sto un po' rivalutando cosa fare. Cioè, correndiamo per la fa... ci sto proprio pensando in questo momento. Allora, karaoke non mi ci faceva entrare. Adesso facciamo questa cutscene. Andiamo al karaoke e vediamo. Però sì, ragazzi, mi dispiace, però mi sa che me lo giocherò per i cazzi miei o magari più avanti. Non avevo considerato questa cosa. No. Vabbè, lui mangia, è contento. Siamo tre live di Kingdom Hearts la settimana. Non credo. Ne farò due di ori, ragazzi. Cioè, visto che c'è anche il sequel. O Dragon Quest, però non so tutta questa voglia di Dragon Quest. Ok, ho capito. No, sì, dicevo che... si può saltare. Basta, no, mi arrendo. Yakuza non è da fare. Belle le labbra che non si muovono. Sì, ma non capisco perché in alcune cutscene si muovono e in altre no, veramente. Allora, ragazzi, è stato un bel esperimento, però basta. Mi ero completamente dimenticato di sta cosa. No, niente, non ce la facciamo, ragazzi. Dobbiamo finire per forza queste missioni. Non finiamole, poi andiamo a fare il karaoke. Dicevo prima che se mi fossi ricordato... no, ma non me lo fa fare. Non mi ci fa entrare proprio. Vabbè, comunque sono le 9:30. Ora che facciamo sta missione, andiamo al karaoke. Finiamo sta live, poi magari facciamo un po' di just chatting a sto punto. No, dicevo prima che se mi fossi ricordato che sto gioco era solo in inglese, non avrei proprio considerato di portarlo, perché io me lo gioco tranquillamente, però giustamente su Twitch non lo so. Io skippo tutte le cutscene, cerchiamo di arrivare al karaoke per ridere, fare un po' di risate e basta. Cioè, che è un bel gioco, eh. Mica tutti capiscono l'inglese. Vabbè, al giorno d'oggi dovrebbe essere così in realtà, secondo me. Anche perché non è un inglese difficile, cazzarola. Schifiamo. Me lo giocherò per i cazzi miei, ragazzi. Vabbè, sì, insomma, si sta. Non può mica venire tutto bene. Adesso dobbiamo picchiare un po' tutti. Figa sei ignorante. Ma guarda che i giapponesi sono messi tanto uguale, I giapponesi parlano un cazzo di inglese.
me lo gioco per i cazzi miei. Meno male che non ho cancellato il salvataggio. Che mosse, ragazzi, che mosse. Cioè, a me personalmente, appunto, Yakuza è un gioco che piace, anche se non l'ho giocato tutto, però a me veramente, appunto, me ne sono innamorato subito. Però su Twitch forse in questo momento non è il mio. Direi. Hai visto? Sono fortissimo. Che devi star qua a tradurre l'inglese proprio zero. Cazzo, mi stanno facendo fuori comunque. Come... che cazzo era? Merda. Cosa è successo? Ah, Coco Isir, devo disattivarlo questo mano. Anche perché è da modificare. Posso prendere un divano? No, non posso. Ah, ma forse non posso. Più che altro, ragazzi, come dicevo, se non mi diverto, come dicevo quando ho fatto Overwatch, se non mi diverto facendo Twitch non ha senso farlo. E a tradurre mi rompo troppo il cazzo. Beccati questo! Boia. Posso picchiare quei divani. Si era baccato Twitch. No. Porca merda. Oh, finalmente. Andiamo. Oh, venite fuori, cani maledetti. Dove siete? Ah, di là devo andare. No. Boia. Cazzo, avevo un calcio nel culo gli ho dato. No! Ah, ecco perché non si apriva la porta. Perché dovevo tirarci addosso lui. Ho capito. Tanto stiamo morendo, per cui... Boia. Oh, lì c'è un divano in mano. Basta. Direi che non è il caso di continuare.
Bene. Molto bene. Allora, vi faccio vedere il video del karaoke. E facciamo prima perché vaffanculo. Nice! Forza Paki Magna Fasoi. Puoi farcela non arrenderti. Ucque. No, basta. Non ha senso portare Yakuza, ragazzi. Perché non mi div- se devo stare qua tra dura mi rompo troppo il cazzo. Faccio vedere però il video. Il karaoke, quello sì. Che era... era il motivo per cui non portavo Overwatch, perché se non posso leggere la chat mentre gioco e dire cazzate non mi diverto. I sing for you. Non è coreografica come l'altra, però insomma è più triste. È molto più triste. Ecco. Voglio sentirle tutte. Non so quante ce ne siano. In realtà c'è Judgment, Bakamitai. Vediamo. Perché c'è anche la disco. C'erano i minigiochi nella discoteca. Facciamo una cosa interessante però prima. Aspetta un attimo. Vabbè, questo è Judgment, lo faccio andare, dai. Mentre io edizione straordinaria su TG5. De che? Mentre io sistemo un attimo in modalità chatting. No, perché... ok, sì sì, tieni aggiornato. Vediamo. Allora, c'è modo di vedere qualche telegiornale in streaming? Non lo so.
Sky TG 24 ci sarà di sicuro, una roba del genere. Diretta. Tra poco parla Conte. Ma avrà già parlato? Vediamo che dice Conte. Magari c'è su Facebook. Ti puoi chiudere però. Come cazzo si toglie sta roba? Ah, così. Ma non carica. Non carica un cazzo. E oggi è l'11. Ah, devi ancora parlare. Conferenza, Conte, diretta, streaming. Vediamo. Ah, c'è governo.it. Attenzione. Vediamo. Perché non va un cazzo? Ah, non c'è niente da vedere. Deve ancora parlare, ma dicono tra quanto parlerà. Beh, io c'ho il microfono in culo nel frattempo. Molto bene. Dicono tra quanto parlerà. Io mi cerco qualcosa, cioè, lo vediamo insieme se volete a sto punto. Allora, eccolo qua. Diretta streaming 11 marzo alle 21.40. Ok. Quindi adesso in teoria. E dove? Dove la farà? Andiamo su YouTube forse. Sono già su YouTube. Conte conferenza. Vediamo. Dio caro, che bordello. Palazzo Chigi. Allora da qua. Vediamo. Vai su Mediaset Video. Adesso vado. Metto su un po' di musichina, cosa dite? Che ci cilliamo un po'. Ah, c'ho la mazurka ancora in sottofondo. cambiamo però. Allora. Mediaset Play, vabbè. Vediamo. Vabbè, Barbara Parombelli non mi interessa. Lucifer 3, nuovo episodio, incredibile. Stagione 3. E vediamo, vediamo, vediamo. Non c'è un modo per vedere dirette. Canale 5. Ah, si può vedere? Se me lo fa partire, volentieri. Virus. Nell'annunciarlo il direttore generale dell'OMS elogia l'Italia per le misure adottate. Sono saliti a 10.590 positivi, 196 decessi in 24 ore, quasi tutti con patologie pregresse. In terapia intensiva sono ricoverati in 1028, oltre 5.800 ricoverati con sintomi, il resto isolato a casa. Se il governo ha chiuso tutto il paese, Lombardia, Piemonte e Veneto vogliono fare di più, con misure ancora più drastiche. Fermare praticamente ogni attività e lasciare aperti solo servizi essenziali, supermercati e farmacie. Il governatore del Veneto Zaia rilancia appelli accorati a restare tutti a casa per frenare il virus, che può aggravarsi nella sua regione, che rischia di avere fino a 2 milioni di contagi. In questo scenario il Consiglio dei Ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento da finanziare. Assicura che nessuno perderà il lavoro, prevede una cassa integrazione speciale e congedi parentali, e chi sarà in difficoltà per un anno e mezzo non pagherà rate del mutuo. Un po' tutto il paese sembra stia prendendo consapevolezza della gravità della situazione. Le città svuotate, si può uscire di casa solo per andare a lavorare o dal medico per fare la spesa, e chi sgarra rischia multe e denunce. Gli esperti continuano a ripetere che nessuno è immune, e la rapidità di contagio sta facendo saltare il sistema sanitario italiano. C'è il rischio che i posti letto non bastino. Una pandemia allora tutto il mondo deve affrontare. Un pianeta contro un virus che si è diffuso dalla Cina e ha già contagiato oltre 120.000 persone di ben 118 paesi. E in Europa si teme che i numeri continuino ad aumentare. Per la Merkel sono a rischio il 70% dei tedeschi. La Spagna corre a chiudere pure lei quel che si può e si deve chiudere. Solo così ce la faremo.
E allora il Presidente del Consiglio, come annunciato da lui stesso attraverso i social, stava parlando. E allora, andiamo in diretta per ascoltare il Premier. Stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Eccolo qua. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio, perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole, grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un Paese come con l'audio, difficoltà, va bene. Ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione, vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come... Dai! Bastardi! Governare significa avere una visione a 360 gradi. No. Questa sfida, ormai lo sappiamo, è anche più in HD. Riguarda la salute dei cittadini, è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo, fatto di piccole, di medie imprese. Nelle scelte che ho fin qui assunto, abbiamo tenuto conto, insieme a tutti i ministri, di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Okay. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ha adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro, bisogna procedere gradualmente affinché non... tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, ciao, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prima necessità, ho già cambiato, delle farmacie, delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, e dire smart working era brutto per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione, industrie, fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili.
Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. E quindi noi comunque saranno garantite le attività bene. Del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come è il caso di fare la spesa. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi queste un paio, come dicevo, di settimane. E questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Ci sta. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale. Praticamente Red ha detto che adesso chiudono ancora altre attività. Adesso tutte le attività, bene o male, sono aperte. Mentre ora chiuderanno tutte le attività non indispensabili, quindi hotel, B&B, parrucchieri, estetisti e un sacco di altra roba. Sì, a rispettare queste regole usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro Paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ok, beh, che dire. Beh, che dire. Partita la musica, attenzione. No. Ok. Bel casino, ragazzi, bel casino. Bel casino. Allora, aspetta che mi raddrizzo un po', perché insomma. No, sono già dritto. Sono già dritto, perfetto, è cambiato solo di là. Bel problema, ragazzi, bel problema. Perché sì, io non so tra l'altro se il mio ufficio venga considerato nelle categorie da chiudere o da non chiudere. Vedremo, domani ce lo diranno di sicuro per email. Era una male persona, sì, hanno già detto che adotteranno misure straordinarie, eccetera eccetera. Si vedrà, però effettivamente che altro si può fare? Il problema appunto non è tanto, parlando pragmaticamente, il problema non è la gente che muore,
e neanche la gente contagiata che si ammala, ok? Il problema... ma anche le cooperative avranno i loro aiuti, non è che lasciano per strada tutta la gente che lavora per le cooperative. Il problema è che se tanta gente si ammala e tanta gente ha bisogno dell'ospedale, prima o poi i posti negli ospedali finiscono. Dio caro, è ripartito. È proprio una questione numerica. Non abbiamo posto per tutta sta gente. E purtroppo il coronavirus è un virus molto contagioso e che alle persone con appunto già problemi può dare delle conseguenze molto gravi. E non c'è posto per tutti negli ospedali. Questo è il problema. Per cui che cazzo dobbiamo fare? Ah, hai letto dell'antiartrite? No. Cosa intendi? Nel frattempo vi informo che a Spermafrost è esploso Twitch. Mi ha detto mia mamma che da lei in ospedale stanno trasferendo pazienti della Brescia. Cioè, sì, capito. Non, siamo già veramente ai passi, se no non saremmo arrivati a questi... a queste decisioni. C'è Zaya che ha fatto un video anche. Vediamo. Allora, Salmo che viene impiegato nel cuore della tetra reumatoide. Noi oncologi lo conosciamo perché tocilizumab. Ok, vediamo. Vediamo cosa è il principio attivo. Non c'è il nome commerciale? Il problema è che devono testarlo. Non è che possono dare a migliaia, centinaia di migliaia di persone un farmaco. Cioè, appunto, è emergenziale, come scrivono qua. Però non... vediamo i tempi, cosa dicono. Potrebbe volerci qualche mese. Non è immediata, ecco, questa cosa. Allora, che conferenza sta facendo? Ha fatto una conferenza sulla chiusura totale appunto delle attività commerciali non indispensabili. Praticamente sì. Appunto, a parte la roba non indispensabile. Ah sì, mi aveva mandato un video di Zaya. Vediamo cosa dice. Se dice roba interessante lo vediamo insieme. Se era prima della conferenza direi di no. Ah no, è di 9 ore fa, ciao. Cioè non chiudono del tutto, sarebbe impossibile chiudere tutto. Ha fatto una cazzata, mi sa. Allora. Ecco. Beh, che dire. Allora, la live su Yakuza è stato un fallimento, ragazzi. È stato un fallimento. E quindi non credo che lo porterò ancora per il momento, almeno finché Spermafrost non impara l'inglese. E per il resto è un bel casino, sì, ranciate, è un bel casino. Farmacie rimangono aperte, supermercati lavorano ovviamente. Top flop questa live su Yakuza. Sì, no, sì. Allora, io veramente mi ero dimenticato che c'era solo l'inglese. Aspetta, abbasso un po' la luce perché mi sto accecando. Anche un po' indietro tutto quanto. Sì, mi ero dimenticato che c'era solo l'inglese, per cui la pensavo molto più facile. Ho detto vabbè, anche Kingdom Hearts in inglese, questo titolo in italiano, sti cazzi. E invece no,
E invece no, e invece no. Questa musica molto strana. Però vabbè, insomma, bisognava provare. Bisognava provare, abbiamo provato, non è andata. Tranqui, ci sta. Non sono solamente il problema, ma era una battuta, sto scherzando ovviamente. Aspetta, proviamo a mettere una luce un po' più calda. Così. Sto scherzando ovviamente. No, non mi piace, mettiamo questo. E quindi ecco, lunedì iniziamo Ori. Ori secondo me promette bene. È un platform, quindi ci sono tante bestemmie, alla stile Crash. Però sembra molto carino con lo stile, come stile grafico. Volete vedere un video? Ci guardiamo un videolino. Sì, beh, in realtà sono le 10. Per cui, ecco. Guardiamoci un video di Ori, dai. Tipo qualche minuto di gameplay. Full game 3 ore? Mi sa di no. Cioè, mi pare strano. Ma perché ogni volta mi dà sto errore e poi riparte? Hey guys, what's up? This is Pyro here. L'audio lo togliamo. Se neanche di più, tanto siamo in quarantena. No, per carità. Allora, ce l'ho sul... Aspetta, però io voglio vedere se lo trovo senza commento audio. Ce l'ho sul Game Pass di Xbox. No, commentari, vediamo. Così volevo vedere 5 minuti del gioco. Oh, guarda che bello. Per capire un po' com'è. Queste scene ce le vediamo lunedì, per cui non è un problema. Vediamo. Sì, sì, lo vediamo lunedì. No, volevo vedere un po' il gameplay, perché ho visto solo il trailer e mi ispirava un sacco. E un po' ho giocato da Bigio. Vediamo, buttiamolo un po' avanti. Qui, a caso. Sì, 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 un pezzettino di gameplay, giusto per capire com'è. Ok, sì, è un platform. Ma guarda, lo stile grafico è... mi piace tantissimo. È veramente figo. Ti ammuto l'isco, ma ti lascio accesso. Guarda, tra poco chiudo, per cui non c'è problema. Vedi tu cosa fare. Se hai bisogno scrivimi su WhatsApp. Sì, sì, ma... Quindi puoi fare gli attacchi così. Beh dai, mi sembra carino. Voi cosa ne pensate? Lo stile di gioco è simile a quello di Lux. È vero. Ma dici il protagonista o lo stile? Vediamoci. Poi colonne sonore molto tranquille. Lo stile della grafica. Vediamo com'è lui. Sembra rilassante, allo stesso tempo bestemmioso. Vediamo. Voglio vedere il personaggio Ori com'è. Ori. Ok. Tranqui. Magari cambio titolo anch'io.
Cambia ancora il titolo della live. Cazzo, no, è un furry. Non è un furry. L'ho già visto da qualche parte. Beh, l'ha portato anche Bijo in questo periodo. L'altro giorno, tipo. Per cui, boh. Dai, ragazzi, andrei in chiusura comunque. Mi ha un po' devastato questa live. Mamma mia. Ah, non da Bijo, vabbè. Tranqui. Ragazzi, dai. Ci vediamo domani con Kingdom Hearts. E ecco. Poi io vedrò col lavoro cosa mi diranno, cosa mi diranno di fare. Non so se sarò ancora in malattia. Se sarò ancora in malattia, la settimana prossima facciamo maratona, questo sicuro. E se no, no. Io pensavo di cambiare pure l'immagine del profilo. Voglio cambiarla, ma non so con cosa. Non con l'Axolotl. Però boh, vediamo, non lo so. Dai, raga, ci sentiamo sul gruppo Telegram o dove cazzo volete. Ciao ragazzi, buonanotte.